Le ciabatte sono state lanciate, dobbiamo preoccuparci, tutto a posto. Al momento è tranquillo, ok, non mi garantisco. Ciao, sono Aurora e racconto per immagini e benvenuti a una nuova puntata di Drunk Writers, dove giochiamo insieme da un po' ubriachi, dove qualsiasi cosa può succedere sia dietro la videocamera che davanti alla videocamera. C'è Giulia che mi sta aiutando a filmare, c'è Sunny pazza da qualche parte che fa casino, ma noi andiamo avanti perché vogliamo imparare nuovi giochi di società per imparare a scrivere storie. E oggi per giocare con voi mi sono fornita degli story cubes. Chi ha visto il video di Natale si ricorda che ne parlavo, sono questi 9 dadi che hanno varie facce con varie figurine, ognuno su di essi, che possono essere usati in vario modo per giocare e creare delle storie. E io ho deciso di usarli oggi usando come base la struttura del viaggio dell'eroe di Vogler. Per chi ha studiato Vogler, è uno dei più popolari, Il viaggio dell'eroe, è un testo che prende spunto da L'eroe dai mille volti di Campbell, che prende a sua volta spunto dalle tipiche strutture delle fiabe e delle mitologie della tradizione orale. Si basa sul fatto che, contrariamente alle classiche narrazioni che hanno delle curve, no, dove l'eroe va da A a B, qui prevede il fatto che l'eroe... Si vede tutto? Perfetto. Prevede il fatto che l'eroe parta da quello che viene chiamato il mondo ordinario, ovvero il mondo che lui naturalmente abita, e affronti delle prove che lo portino a superare una soglia del suo mondo ordinario e lo portino nel mondo straordinario, dove deve sconfiggere vari nemici per tornare poi indietro con l'elisir e nuova conoscenza. Tantissimi film del cinema hollywoodiano si basano su questo paradigma e principalmente riguardano le storie di avventura, le storie con dei protagonisti che devono fare varie prove. Karate Kid, Ghostbuster, Indiana Jones, ma anche film meno tradizionalmente di avventura. Vi consiglio tantissimo di leggere Il viaggio dell'eroe, tra l'altro è stato pubblicato più e più volte e mi pare che adesso il titolo del testo sia Il viaggio dello scrittore, che è proprio l'edizione più ampia. Che cosa voglio fare? Sarà una cosa lunga e dolorosa. Voglio provare a inventarmi una storia di fronte a voi usando questo schema e questi dadini e vedere di assegnare a ogni punto dello schema un dadino. E vediamo, ci dovremmo essere, perché abbiamo in primo luogo la fase del richiamo o stimolo all'avventura, ovvero il cosiddetto incidente scatenante, il momento in cui accade qualcosa e l'eroe è chiamato a fare il suo dovere. Il momento del rifiuto, c'è sempre un momento iniziale in cui l'eroe non vuole partire. Ma poi accade cosa? Accade l'incontro con il mentore, una figura di riferimento che lo guida, e quindi il varco della soglia, quello che invece nella struttura di Seedfield si chiama il primo punto di svolta, quindi si entra nel secondo atto. Quindi se lo dividessimo in quarti, no? Sarebbe che questo è il primo atto, questo più grosso è il secondo e questo piccino è il terzo. Quindi poi ci sono tutta una serie di prove che il personaggio deve affrontare, si avvicina alla caverna più remota e deve fare una prova centrale, ovvero di solito è appunto, siamo a metà del terzo atto, quella prima prova del secondo atto, quella prima prova che inizialmente il personaggio fallisce. No, non fallisce, supera, ma non è la vera propria. La vera propria. Non ci riesco a dire la vera prova. Tant'è che poi ritorna indietro con quello che sembra un premio, no? Solitamente è il momento in cui l'eroe è più gradasso. Però sulla via del ritorno si incontra quello che è il fantomatico punto di morte, ovvero il momento in cui l'eroe la prende nel baugigi e si rende conto che non ha veramente sconfitto i suoi demoni, per poi risorgere a nuova vita nel momento in cui
ha veramente capito cosa deve fare per sconfiggere il suo opponente e a quel punto poi tornare a casa con il nuovo elisir e la nuova conoscenza. Sembra un gran casino, ma noi ci proveremo. Lancerò i dadi. Allora, abbiamo un omino con una bandana in testa, degli occhiali, un forziere, un sottomarino, una cartella. Se hai bisogno, Giulia, zooma pure. Aspetta, non è facile. Sotto è storto. Vabbè. Come si zooma? Lassù in cima trovi. Ah, esatto. Lì, esatto. No, vabbè, non c'è, mi sembra complesso questa cosa. Ok. Poi abbiamo, boh, sembra un'esplosione, una magia, qualcosa. Delle note musicali, un omone gigante e un omino piccino e dei fagioli. Allora, sembra alquanto complessa come situazione, ma noi ci proveremo. Quindi possiamo provare a dire, ad esempio, c'era una volta un ingegnere che viveva felice programmando computer, ma un giorno viene chiamato a realizzare un software contro il riscaldamento globale. Lui non ne ha minimamente intenzione perché non gliene frega niente, quindi c'è il momento del rifiuto. Però a quel punto incontra un pirata dei mari del sud della Polinesia che gli mostra delle foto terribili della sua casa distrutta dai tornadi, dal vento e tutta la sua famiglia morta. Allora lui decide di partire e cominciare a sviluppare questo software e a coinvolgere le persone, però non è facilissimo perché deve ottenere prove e coinvolgere altre persone, quindi i due si imbarcano su un sottomarino e iniziano a viaggiare di continente in continente raccogliendo appunto campioni, raccogliendo persone e partecipanti in questo progetto. Finché non si avvicinano a parlare con il più grande boss delle più grandi multinazionali inquietanti e inquinanti del mondo, e lì dovranno fare un'esibizione musicale dove mettono tutti i loro dati in musica, perché è l'unico modo in cui lui li ascolterà. E lì per lì gli sembra che sia andato tutto bene, sembra che lui abbia detto di sì, e quindi lui gli dà in premio un sacco di soldi, quindi loro se ne vanno, gli sembra di aver raggiunto il loro obiettivo, però il pirata dice all'ingegnere: ah, ma a te ti sembra che con questi soldi abbiamo fatto tutto? In realtà te l'hai fatto per i soldi, non l'hai fatto veramente per l'ambiente, sei un ingrato. Se ne vanno, l'ingegnere resta con un mucchio di fagioli in mano, come si dice. E a quel punto l'ingegnere si rende conto che per lui l'ambiente è importante, non è solo per i soldi che lo fa, e quindi torna indietro e estrae tutti i suoi dati alla mano dalla sua cartella, fa un discorso potentissimo di fronte a tutti, la platea esplode in un boato di convinzione. E a quel punto veramente il cambiamento climatico viene preso in considerazione e tutti quanti sono felici e contenti. Ora, è una storia terribile che non sta né in cielo né in terra, però in realtà, se vedete, ha una sua coerenza, perché ha un protagonista, ha un mentore, ha un viaggio, ha delle prove, è una struttura veramente classica, però vedete che già così siamo riusciti a mettere insieme una cosa che
è surreale, ma non completamente surreale. Secondo me è un gioco molto carino, molto divertente, che potete fare in gruppo con i vostri amici, potete anche fare una giuria e darvi dei punteggi, e anche analogamente in questo modo familiarizzate con la struttura del viaggio dell'eroe e quindi la narrazione circolare di Vogler. Mi fermo qui, fatemi sapere se state provando a giocare a questi giochi, se vi sono di alcuna utilità. Noi ci vediamo la settimana prossima. Ciao!